Ragazzi, state per vedere il terzo episodio estratto dall'intervista a Marco Lo Conte. Lo Conte è un giornalista del Sole 24 Ore che da più di 20 anni si occupa di temi quali la finanza, i risparmi, l'educazione finanziaria e le pensioni. E proprio in questo senso ultimamente ha scritto un libro che si chiama La pensione su misura, che vi consiglio di acquistare, in quanto si occupa di aiutare il lettore in questo compito, accompagnandolo nel suo percorso di scelta, ma anche di capire qual è l'evoluzione delle pensioni dal punto di vista delle norme e degli scenari demografici, sociali e finanziari. Quindi, se alla fine di questo video vi interesserà quello di cui abbiamo discusso e volete approfondire, vi consiglio di acquistare il libro. Inoltre, ringrazio gli abbonati che mi hanno aiutato a costruire l'intervista e hanno proposto loro stessi delle domande da fare a Marco Lo Conte. Se volete fare anche voi lo stesso al prossimo ospite di WhatsApp Economy, beh, basta unirsi al programma abbonamenti digitando il pulsante abbonati o seguendo le istruzioni nei link in descrizione. Molti pensano che la pensione sia una questione di cui occuparsi a 50 o a 60 anni di età, o addirittura a qualche momento prima di entrare effettivamente in pensione. Per noi giovani, inoltre, esiste il fattore sconforto. Quante volte ho sentito la frase: "Vabbè, ma noi giovani non prenderemo mai la pensione". Questo porta ovviamente ad un atteggiamento di disinteresse verso il problema. Invece non è esattamente così. Noi giovani possiamo occuparci dei temi previdenziali, anche perché abbiamo un'arma a nostro favore, e cioè il fattore tempo. In questo senso ho chiesto a Marco Lo Conte se ci poteva dare tre consigli ad un giovane che è appena entrato nel mondo del lavoro e inizia a percepire le prime buste paga. Come questo ragazzo può comportarsi in modo da iniziare a pensare alla propria pensione e quindi a risparmiare per la propria pensione? Vediamo cosa ci dice Marco Lo Conte. Perché poi la gente dice non vedrò mai la pensione? Perché diventa così difficile il raggiungimento di quell'obiettivo che la gente si sente disarmata e si arrende subito. Invece un percorso, cioè nel libro ho provato a identificare il percorso, i 9, 10 passaggi, insomma, per costruirsi la propria pensione. Passo passo, come in un gioco dell'oca, alla fine arrivi fino in fondo e ce la fai, riesci a vincere, però chiaramente devi avere una guida come filo d'Arianna nel labirinto che ci porti a destinazione. È chiaro che può spaventare, e legittimamente siamo fatti di emotività, siamo fatti di un'area limbica del nostro cervello che reagisce in maniera anche molto violenta, no, rispetto agli stimoli. Però il metodo c'è, i metodi ci sono e dobbiamo utilizzarli al meglio. Tre consigli adesso arrivano. Fammi dire che ecco, una cosa che dovrebbe fare lo Stato o un ente previdenziale, appena uno inizia a lavorare o inizia a versare contributi, subito mandargli una serie di informazioni di base su quello che deve fare per pensare in maniera efficace alla pensione. Per lui, chiaramente, per le sue esigenze, ma se ci pensiamo tutta la società. Se riusciamo a gestire al meglio i risparmi e non li buttiamo via, non li disperdiamo, beh, insomma, andiamo incontro a decenni in cui diciamo, la sicurezza economica di ciascuno corrisponderà con una prosperità collettiva, o quantomeno evitando fasi di difficoltà. Se invece i soldi finiscono in commissioni per industrie finanziarie, nelle mani dei truffatori, di mercati poco efficienti e quant'altro, il problema non è solo individuale, è anche collettivo. Quindi è vero, bisogna iniziare il prima possibile. Tra l'altro, si diceva, appena uno inizia a lavorare, quindi inizia a vedere la propria busta paga, e infatti ci sono alcuni paesi o alcuni settori a cui l'adesione alla previdenza è di fatto obbligatoria. E non a caso, appena inizia a lavorare, inizia a risparmiare per la previdenza di primo e anche di secondo pilastro. Però il tema è chiaramente qualcosa bisogna fare. In assenza di aiuti da fuori, dobbiamo imparare a fare qualcosa. Io credo che, per esempio, sia estremamente importante, primo consiglio, provare a fare una stima e fare più di una stima, anzi di più di una simulazione di quello che sarà la nostra pensione futura utilizzando i motori di calcolo. Noi ne abbiamo uno sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore, curato da Efesod, Mefo, perché sono due strutture molto attente del mercato di questo settore, e sono tool estremamente facili, utili, in cui è possibile
per esempio dire risparmio 100 euro al mese, no, risparmio 50, scelgo un fondo con 70% azionario e il 30% obbligazionario, oppure viceversa, oppure 50-50, non costa nulla, tu ti metti lì e ti fai un'idea, no? Inizia a capire, inizia ad avere dimestichezza con la materia, perché tutto sta ad avere dimestichezza con la materia, qualcosa che è complesso. Tra l'altro la previdenza è un sistema molto complesso, per mettere insieme le norme, il fisco, la finanza, l'economia politica, insomma tantissimi fattori. Avere un po' di dimestichezza con un'ottica un po' di bricolage, diciamo, è estremamente utile per capire dove stiamo andando e quale potrebbe essere il nostro. Il secondo consiglio è quello di capire il proprio settore, quali sono le opportunità che il settore dà, per esempio se c'è un fondo pensione di categoria, come ETA per i metalmeccanici, Fonte per i chimici, Fonte per il mondo del commercio, ogni settore, anche pubblico, il pubblico poi, la pubblica amministrazione, ha sempre avuto un sacco di difficoltà su PFS, PFR, adesso ne stanno uscendo, però insomma, sono opportunità importanti, insomma, capire qual è il proprio, quali sono le migliori scelte. Se abbiamo un fondo della nostra categoria, se siamo lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, allora è il caso di aderire assolutamente, forse soprattutto se si ha tempo determinato, perché anche una volta scaduto il contratto uno può continuare ad aderire e a versare, nessuno gli può dire nulla, e quindi è il caso di sfruttare al meglio l'opportunità di iscriversi a un fondo di categoria o negoziale, perché costano molto poco rispetto ai fondi di mercato, che invece sono molto più costosi. Siamo nell'ottica dello 0,4% l'anno contro l'1-2% dei fondi aperti delle poste. Differenza molto molto grande. Questo secondo consiglio, quindi capire qual è la nostra prospettiva. E poi, una volta preso un po' di dimestichezza, per esempio sfruttare tutti i vantaggi che i fondi hanno, per esempio, dicevo, la tassazione. I versamenti volontari, non il TFR, però i versamenti volontari a un fondo pensione sono deducibili, cioè ci aiutano a pagare meno tasse, che non è male. Tenete conto che chi è lavoratore dipendente, se versa un piccolo anche contributo volontario per contratto di lavoro, il datore di lavoro è impegnato a versare un'altra quota che può oscillare in media all'1,5%, ma può arrivare anche al 2-3%. Non è male prendersi dei soldi, diciamo gratis, in cambio di un nostro piccola devoluzione di magari anche l'1%. Se noi mettiamo l'1%, il datore di lavoro mette il 2-3%, insomma. Anche perché poi col tempo possono diventare un bel gruzzoletto poi. Esatto, e sono entrambe voci deducibili, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che quando vado a fare la mia dichiarazione dei redditi, andrò a dichiarare, dico una cifra qua, 30.000 euro, se verso 5.000 al fondo pensione io ne potrò dichiarare 25.000, cioè la mia dichiarazione scende fino a quel livello. Il limite massimo annuo è 5.164,57 euro. È un numero strano, ma in realtà sono i vecchi 10 milioni di lire che sono diventati 5.164,57. Fino a questo livello uno può abbassare il proprio imponibile fiscale. Attenzione, perché se uno è poco sopra un'aliquota fiscale e no, paga, che so, il 30%, se sta sopra quelli, se uno versa il fondo pensione scende sotto il 30% e va a pagare, che so, il 23% di tassazione, può essere estremamente efficace, sì. No? Per questo dicevo bricolage. Attenzione a queste cose, un buon consulente queste cose qua ve le sa dire, ma se prendete un po' di dimestichezza, questo è uno strumento molto utile. Se poi avete più soldi e giustamente preferite, no, metterli da parte per la pensione piuttosto che fare investimenti in altri strumenti più rischiosi, io credo che sia l'opportunità migliore. La via maestra è prima la pensione, poi il trading online, poi tutto ciò che non serve, cioè che diciamo è un po' così. Accessorio. Ecco, e allora avete più soldi di 5.164,57, potete assolutamente versare, ma chiaramente la deduzione non sarà di quell'anno, ma sarà scomputata alla fine della vostra vita lavorativa, cioè sono soldi su cui non pagherete tasse, e poi alla fine c'è anche la tassazione finale, però quei soldi in più insomma, quello che ti è detassato subito, non ti è detassato subito, ti sarà detassato dopo.
districarsi online tra le varie informazioni e scegliere un fondo pensione online, quindi non andando verso un consulente, è una strada percorribile o... Assolutamente, io penso di sì, ci vuole un po' di preparazione, bisogna un po' avere qualche, mettersi lì un po', insomma. Se poi c'è a nostra disposizione un fondo negoziale o di categoria, l'80% dei problemi sono risolti, nel senso che la scelta è obbligata. Per esempio, una rete consulenziale che tante volte ha strutturato delle convenzioni con i fondi pensione, quelli di categoria, sono i CAF. Le ACLI, ci sono tante strutture. Lì dipende, puoi trovare quello bravo, quello meno bravo, ecco, alcuni sono certificati per la propria capacità di fare consulenza previdenziale, diciamo, sapete che i CAF sono reti territoriali legati appunto ad associazioni, a enti no profit, quindi non sono, li devi pagare in maniera rilevante. È chiaro che hanno un livello di professionalità un po' a macchia di leopardo, cioè quello che è molto bravo e quello un po' meno bravo, meno preparato, insomma, per cui va un po' meno a colpo sicuro. Però insomma non è un mondo perfetto. Serve un po' di tutto, no? Avere una forza, cioè, sicuramente prepararsi personalmente e fare, avere dimestichezza con la materia è la base ed è Lo spirito fondamentale. egoista di cui citavi all'inizio. Spirito egoista, perché no? Cioè capire, cercare di capire e metterci mano al meglio, magari confrontarsi con un consulente, con un CAF, ci sono anche consulenti indipendenti, però chiaramente si fanno pagare a parcella. Se c'è una cura rispetto a tutto il nostro patrimonio, che mette insieme anche altre cose, sicuramente è molto utile chiedere, porre delle domande anche sulla previdenza. Solo sulla previdenza è difficile avere una Ok. consulenza vera, e gli stessi fondi di categoria non sono una rete, non hanno una rete di consulenti, loro fanno il fondo, poi come gestirlo, per esempio, difficile che qualcuno ti dica esplicitamente a quale comparto aderire, a quale linea di investimento aderire. Tutti ti dicono, scritto da tutte le parti, chi è più giovane deve aderire alle linee a maggior componente azionaria. Poi si chiama life cycle, no? Segue il ciclo della vita. Man mano che l'età sale, bisogna passare alle linee un po' meno rischiose in modo da consolidare il più possibile i rendimenti ed evitare forti oscillazioni nell'ultima parte della vita lavorativa. Questa è la logica. Questo è chiaro che quando passare, no? A 42 o 45 anni, 47 è difficile Certo. dare un'indicazione precisa. Poi, ripeto, ognuno ha la sua storia e ognuno ha il proprio percorso anche previdenziale fatto di tantissimi fattori anche legati alla vita lavorativa o a quella privata, l'acquisto di una casa, le anticipazioni che si possono chiedere. Quindi, insomma, ognuno deve vedere alla propria posizione individuale senza fare tanti confronti con gli altri. Per ricapitolare, Marco Lo Conte ci consiglia praticamente di assumere un atteggiamento egoista in questo senso, di sporcarci le mani e di risolvere noi stessi questo problema che altrimenti potremmo affrontare in malo modo tra 40-50 anni. Praticamente i consigli per un giovane ragazzo che è appena entrato nel mondo del lavoro sono quello di stimare la propria pensione futura in modo tale da capire in anticipo quanto devo risparmiare proprio per assicurarmi quell'importo che io ho in mente di godere tra 40 anni. Inoltre, il secondo consiglio è quello di capire in quale settore stiamo lavorando e quindi agire di conseguenza cercando il nostro fondo pensione di secondo pilastro, appartenente al secondo pilastro, oppure intervenire con determinate azioni in modo da appunto garantirci la pensione più soddisfacente possibile. Inoltre, il terzo consiglio è quello di guardare anche la tassazione, infatti lo Stato garantisce delle agevolazioni fiscali in questo senso. Un ultimo consiglio che ci ha dato Marco Lo Conte è quello di andare, almeno quando si è giovani,
per un fondo pensione strutturato principalmente ad azioni piuttosto che obbligazioni, per poi, man mano che si invecchia, passare a dei fondi pensione più garantiti e quindi a strutture con prevalenza di obbligazioni rispetto ad azioni. Spero che questo contenuto vi sia stato utile. Se ne volete sapere di più, potete o abbonarvi a questo canale in modo da poter usufruire dell'intera intervista a Marco Lo Conte oppure comprare direttamente il suo libro. Vi ringrazio, ringrazio gli abbonati che hanno permesso di costruire questa intervista e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!